Un membro della direzione investigativa antimafia nell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. Il divieto di contributi da parte della Regione a società e non solo che hanno finanziato oltre una certa soglia liste e candidati a cariche elettive regionali. L'istituzione della Commissione Speciale Antimafia, dell'anagrafe degli eletti e dei nominati e dell'elenco dei lobbisti. Sono le novità più importanti delle disposizioni a tutela della legalità e la trasparenza nella Regione Lazio approvate dal Consiglio regionale all'unanimità. La legge anticipa una parte di quanto sarà previsto dal testo sulla trasparenza. È il caso dell'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, che verrà pubblicata sui siti del Consiglio regionale e della Giunta, e dell'elenco regionale dei portatori di interessi, i cosiddetti lobbisti, che vedrà la luce entro fine anno attraverso una legge del Consiglio. L'anagrafe sarà suddivisa in due sezioni. La prima, relativa ai consiglieri regionali e al Presidente della Regione, conterrà una serie di documenti e dati, tra cui la dichiarazione su cariche e incarichi, su cui vige il divieto di cumulo di indennità ed emolumenti, e quella su eventuali contributi ricevuti. Queste informazioni dovranno essere fornite anche dagli assessori, oltre alle loro presenze nelle sedute di giunta. I consiglieri dovranno anche fornire l'elenco degli atti presentati e sottoscritti, il quadro delle loro presenze in aula e dei voti espressi in quella sede, nonché delle presenze nelle commissioni. Bene, oggi è una giornata importante per la nostra regione, dove abbiamo approvato un provvedimento molto innovativo che rinforza ancora di più e con maggiore determinazione la lotta contro la criminalità e per rafforzare la legalità di questa regione, in particolare aver allargato l'osservatorio della criminalità a un membro autorevole della direzione investigativa antimafia è un segnale molto importante, e accanto a questo abbiamo anche rafforzato alcune misure, come per esempio l'abolizione di finanziamenti a società, fondazioni e associazioni che hanno contribuito alla campagna elettorale di appunto consiglieri o liste elettorali, quindi riducendo il conflitto di interessi in questa materia. E nello stesso tempo abbiamo anche rafforzato la trasparenza con l'albo appunto degli eletti, con le loro risorse patrimoniali, la loro attività legislativa. E cosa forse per me la più importante in assoluto, che ci avvicina all'Europa e in generale al mondo occidentale, che sulla trasparenza sicuramente è molto più avanzato, è l'istituzione del registro dei portatori di interessi, i cosiddetti lobbisti, che permette di dare molta trasparenza ai rapporti tra politica e società. Altra importante novità è legata alla nascita della Commissione Speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale, che avrà il compito di effettuare studi, indagini conoscitive e approfondimenti sul tema e resterà in carica fino alla fine della legislatura. In particolare, l'organismo dovrà analizzare il livello di diffusione, penetrazione e consistenza della criminalità organizzata sul territorio, anche con riferimento ai singoli comuni, monitorare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, studiare e approfondire la normativa vigente, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo e organizzativo per una maggiore efficacia nella lotta contro la criminalità organizzata. La Commissione elaborerà proposte per promuovere la cultura della legalità nel Lazio, monitorerà le attività delle associazioni che effettuano sul territorio azioni di prevenzione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata e che promuovono la cultura della legalità. L'organismo presenterà ogni anno al Consiglio una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative che sono trasmesse alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Estremamente soddisfatta del lavoro tortuoso, percorso tortuoso, il lavoro intenso che è stato fatto per portare all'istituzione appunto della Commissione Antimafia oggi nella legge che abbiamo approvato, un percorso lungo, datato, lo voglio ricordare perché il Movimento 5 Stelle aveva depositato una proposta di legge nel settembre del 2014, quando ancora non erano così noti e arrivati a questo livello di gravità i fatti di Mafia Capitale. Oggi il Consiglio ha restituito, secondo me, alla collettività, ha dato un importante strumento di lotta per la criminalità organizzata e soprattutto le infiltrazioni mafiose. Lo voglio ricordare, la Commissione avrà il compito importante di monitorare le infiltrazioni mafiose non soltanto sul territorio regionale ma anche nell'amministrazione regionale e verificare anche, monitorare anche le infiltrazioni mafiose a livello dei territori comunali. Anche sulla scorta di quanto scatenato dall'inchiesta Mafia Capitale, stop a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziamenti
finanziari da parte della Regione ad associazioni, fondazioni e società, comprese le cooperative, che contribuiscano con erogazioni in denaro superiori a 5.000 euro, con beni o altre utilità di pari importo, a favore di liste elettorali e di candidati alle cariche elettive regionali. Le modalità operative saranno stabilite da una deliberazione del Consiglio, su proposta della Giunta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Qualche mese fa abbiamo proposto in Consiglio regionale la legge Tagliamani, una legge che dice che se finanzi la politica non puoi pretendere poi di acquisire finanze e risorse dalle istituzioni dove c'è la politica. Oggi questa norma è passata, riguarda le cooperative, le associazioni, le società, le fondazioni. Chi finanzia esponenti politici regionali in campagna elettorale sia alla larga dalla regione. Infine, un componente della direzione investigativa antimafia entrerà a far parte dell'Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio e alle riunioni dell'organismo potrà essere invitato un rappresentante della direzione distrettuale antimafia.